Ammucchiatevi, bravissimi. Mi raccomando, ricordatevi del modificatore. Dovete sempre tenere d'occhio i modificatori perché molte volte. Ciao ragazzi e bentornati su Kino TV. Oggi voglio insegnarvi a leggere i modificatori delle missioni. Non vi insegnerò molto dettagliatamente tutti i modificatori, ma nella precisione andremo a sfruttare un modificatore che è disponibile attualmente. Allora, guardate subito questa categoria 4. Come vedete, ha i ninja concentrati. I ninja possono contare su tempi di recupero e costi energetici ridotti. Quindi, ragazzi, noi semplicemente andremo a utilizzare l'eroe Lamurai, che come primario, usato come comandante, ha la cooldown minore sugli shuriken. Purtroppo il primo modificatore disponibile, ho guardato tutta la mappa, non è a Vallarguta ma a Tavolaccia, quindi noi andiamo a Tavolaccia ad affrontare la missione. Ma ricordiamo che questo non è importante perché a Tavolaccia io ho le statistiche maxate, quindi non posso essere super fortissimo in modo che tutto sciotta. Ho anch'io i miei limiti. Questo vuol dire che anche voi potete usufruire delle stesse abilità usufruendo anche dello stesso danno. Mi piace anche l'idea di portarla a Tavolaccia perché sono davvero davvero curioso di vedere voi cosa ne penserete nel video. Sicuramente la proveremo qui a Tavolaccia e dedicherò anche un 30 secondi, un minuto alla fine del video per mostrarvelo anche a Montespago. Eccola qui, come vi dicevo, potenza 46, consegna la bomba, attacchi in mischia, respingenti non ci interessa, ninja concentrati. I ninja possono contare su tempi di recupero e costi energetici ridotti. Quindi, senza perdere troppo tempo in chiacchiere, vi faccio vedere subito di cosa sto parlando. Allora, eccoci qua a Tavolaccia. Lasciate stare le armi che ho in mano. Anzi, facciamo una bella cosa, togliamoci tutte le armi. Lasciamo giusto il martello che mi servirà per correre. Allora, qual è la particolarità di questo ninja? Vi premetto già che troverete la build alla fine del video. La particolarità di questo ninja sono appunto gli shuriken. Ha una cooldown degli shuriken veramente, veramente ridotta. Con questo modificatore e con il setup di eroi che sono andato a fare, abbiamo ottenuto questo, ragazzi. Guardate attentamente. Continua a spammare shuriken. Continua, e tornano anche indietro. Ogni singolo shuriken che io sparo mi torna indietro. Quindi, raga, posso farmi tutti gli zombie con le abilità. Adesso potrà sembrare inutile, potrà sembrare una cosa da niente, raga, ma vi assicuro che c'è tanta roba. Guardate, lancio gli shuriken in cielo. Guardate tra quanto mi tornano. Eccoli qua. Quindi, qualsiasi direzione gli shuriken prendono, tornano sempre al destinatario. Se lì vanno a sbattere contro la collina, ovviamente mi tornano subito indietro. Troppo figo. Ovviamente ho messo la perk che mi restituisce l'energia con le kill, in modo che ogni volta che gli shuriken ammazzano qualcuno, ovviamente ripiglio l'energia per continuarli a spammare. Può essere un loop infinito, raga. Adesso proviamo a cercare qualcosa di carino da fare. A noi due, Smasher. Oddio! Ma è morto con una shurikennata! Com'è possibile? Vabbè che siamo a Tavolaccia, ma comunque dovrei avere le statistiche maxate, raga. Cioè, guardate, sto a 1220 di fermezza offensiva, resistenza e tecnologia. Cioè, non è che possiamo andare oltre, così è troppo OP questo attacco, così com'è. Se poi posso continuare a spammarlo, vuol dire che tutti gli smasher che mi pushano in questa missione, io posso continuare a ammazzarli, raga. Cioè, qual è? Recuperiamo un po' di energia, va. Grazie, ragazzi. Poi ogni volta che tornano indietro i shuriken fanno anche male, eh. Per curiosità, facciamoci la storm chest. Pronti a spammare shuriken sulla storm? Ah, tengo in mano il piccone per essere più professionale. Non la manderò una torretta a aiutarmi, eh. Non la manderò, raga. Storm chest solo con gli shuriken. Siamo 17 nemici. Sì, lo so che siamo a Tavolaccia, raga. Però il modificatore non esiste ovunque. L'unica altra missione che aveva lo stesso modificatore stava al 128. Sinceramente, andiamo a vedere quanto saranno utili gli shuriken al 128 alla fine del video. Dai, sono curioso anch'io come voi.
Mancano 20 secondi. Il problema è che non ho spawnano abbastanza zombie, direi. 42. Secondo. La storm chest più sudata della mia vita. Ok, anche mostri la nebbia con gli shuriken. Morto? Dov'è lui? Vabbè, se moriva lo smasher, suppongo muoia anche lui, infatti. Andiamo a vedere al 128 il loro utilizzo. Eccola raga, missione al 128 con lo stesso identico modificatore. Ninja concentrati, ninja possono contare su tempi di recupero e costi energetici ridotti. Ok, direi partiamo da due semplici obiettivi. Andare giù vanno giù, raga. Andare giù vanno comunque giù. Vabbè, questa era un po' una catena di bombaroli. Ammucchiatevi. Bravissimi. Diciamo che è figo anche così al 128, eh. Risparmiamo un po' di armi. È divertente. Solito modo alternativo che vi insegna Kino per divertirvi su Salva il Mondo. Forse contro i big della nebbia non è tanto utile. Proviamolo subito. Beh, dai. Il punto è che io ho l'arco comunque con gli shuriken, raga. Non dovete per forza mettere l'arco. Potete benissimo mettere, per farvi capire, quelli che sono più precisi. Quelli che spara uno shuriken dietro l'altro. Anzi, facciamo una cosa. Cambiamo la build e togliamo l'arco degli shuriken e proviamo a metterli singoli. Magari riusciamo anche a mirarli meglio, no? Quello che voglio dire. Beh, intanto con questi shuriken li ho ammazzati tutti qua. Ottimo. Mi shottano le pozze acide, è un peccato. Sicuramente così avete il raggio più ampio rispetto agli shuriken, come possiamo dire, che vanno di fila, uno in fila all'altro. Così colpite multi-target, possiamo dire, no? E più zombie piccolini fate fuori, comunque più energia ripristinate, più shuriken continuate a lanciare. È la solita catena, per farvi capire. Via, via, via. Non voglio più vedervi. Anche al 128, però, non l'avrei mai detto, sinceramente, raga. Ma anche al 128 possono essere utili. Sì, dai, possono essere utili. Mi raccomando, ricordatevi del modificatore. Dovete sempre tenere d'occhio i modificatori, perché molte volte ci potenziano degli eroi che noi neanche lo sappiamo, ma magari entriamo con quell'eroe e spacca tutto, cioè. Soldati adepti, soldati... Insomma, li vedremo piano piano anche insieme su questo canale, raga. Ecco la build che ho utilizzato fino ad ora. Allora, la Murai come primario, abbiamo detto che diminuisce la cooldown del recupero degli shuriken. Andata e ritorno che fa sì che gli shuriken tornano indietro, importantissima su questa build, raga, assolutamente, ricordatevela. Cascata, aggiungiamo una stella extra shuriken. Fan delle stelle, che lancia tutti gli shuriken insieme in una traiettoria ad arco. Lancio sapiente, riduce il costo energetico di shuriken del 33%. Stelle corrosive, applica tormento energetico, infliggendo 3 danni energetici base al secondo, e carburante per il caduto, importantissimo, così ogni stella che ammazza gli zombie ci ridà l'energia per poter spammare altre stelle, semplicissimo, no? Adesso andremo a cambiare il fan delle stelle con una perk completamente a caso, la metterò sullo squarcio del drago magari, giusto per vedere un attimo gli shuriken senza la traiettoria ad arco. Ecco qua, semplicemente aumentiamo l'efficienza dello squarcio del drago mettendo gli scorch e andiamo a provare subito la build. Allora raga, 1v1 contro lo smasher. Facciamo un po' di ordine qua dentro. Ricordiamo che lui è al 140. Aia. Guarda, se stai lì mi fai un favore. Guarda che bello, questa era una shurikennata, eh. Adesso proverò a spammargliele una dietro l'altra. Guardate il tormento. Guardate quanto va avanti il tormento, aspettate. Proviamo a rifarci caso. Sono 6 stack di tormento. E ora smasher ti faccio fuori con gli shuriken. Comunque avete visto? Cioè,
Era comunque il 140 e non ho i compagni in stanza, ci tengo a precisare questo, raga. Ci tengo a precisarlo. Io consiglio di sfruttarlo ogni tanto, no? Come metodo alternativo sia per divertirsi e sia per l'utilità, perché mi sembra veramente veramente utile. Io il resto ve lo lascio ai vostri pensieri, ovviamente ognuno è libero di pensare la sua opinione. Vi ringrazio di aver guardato il video, raga. Grazie mille davvero. Noi ci vediamo con un nuovissimo episodio domani. Bella bella!